Come avete visto, in questo ultimo periodo ci stiamo appassionando e divertendo nella modifica di auto, moto, delle più disparate forme e colori. E circa un paio di mesi fa, proprio lungo queste strade di questo storico borgo italiano, ho avuto un colpo di fulmine. Da lì l'idea di partire con un nuovo progetto, un simbolo dell'Italia. E quando accostiamo il mondo dei motori a quello che è ed è stato il simbolo dell'Italia nel mondo, ci vengono in mente subito due cose, la 500 e la Vespa. E come avete potuto ben intuire dal titolo, si parla di Vespa. Come di sovente accade nelle mie serie, non posso essere solo in questa avventura, mi devo avvalere di figure professionali. In questo caso Mario, che ho avuto la fortuna di conoscere quando ho collaborato con Polini al progetto Zip. Il problema è che per regalarvi questa location fantastica sono in ritardo, quindi corriamo verso Milano e andiamo direttamente nell'officina di Mario. Siamo finalmente arrivati a Milano, Mario ci sta già aspettando, la location dovrebbe essere qui da qualche parte, io ovviamente come sempre sono in ritardo, Vespa la greca, ingresso strepitoso, vedo già la porta, direi di andare. Andiamo? Molto dantesca questa copertura visiva, mi piace, si scende come in un altro mondo. Ci qua, permesso. Avanti, carissimo, Danny. Chiudo, senti che tepore. Finalmente. Permesso. Ciao, grande. Ciao, come stai? Bene, bene, tu? Bene, grazie. Oh, hai il tuo harem, guarda che bello, che location pazzesca. Allora, hai trovato quello che ti ho chiesto? Certo, ce l'ho trovato. Se la trovi o la vedi, ce n'è di tutti i tipi. Devo fare di tutti l'Indiana i colori. Jones, faccio l'Indiana Jones e trovo la mia creatura. E seguendo le foto della nostra corrispondenza, se non erro, questa è la mia. Come si chiama? 125 T3 Primavera. Bravo. Stiamo scherzando, bravo, cioè, bravo. Che non sia mai che io non conosca. Fantastico, posso tirarlo? No, meglio certo. Che la tiri fuori te. No, tu e tu? No, ma sei impazzito. Oddio, che agitazione. Senti che caldo. No, no, lascia pure qua, non ti preoccupare. Allora, con garbo mi avvicino, raddrizzo. Giù dal cavalletto. Ottimo, di solito non si fa così. No, bisogna ti tenere insegno, il piede. Bisogna tenere il piede. Grazie. L'ho capito quando ho sentito la botta. Sì, perché sai, ci sono tanti tipi di restauratori che praticamente sulla pedana, vedi che è tutta rotta, poi ci andremo, mettono lo stucco. Sai cos'è lo stucco dei sì. Carrozzieri, no? Praticamente tu facendo così lo stucco arriva sul tetto. E questa cosa non si fa. Ho già noi fatto dei danni alla Vespa. Non la faremo noi, tranquillo. Mi sono già rotto la Vespa. Perché non ci passavo? Te l'ho detto, sono ingombrante, un pachiderma. Dopo sono tutte cose bellissima. Che... Bellissima, fammela incavallettare. Oh, bellissima. Fantastico. Ecco, questa è la base per la nostra creazione. Creazione, come la volevi tu? Da come ce l'aveva un signore, è stata dipinta chiaramente a caso, l'ha fatta alabastro, ma non lo è, poi tu il colore lo sceglierai tu, chiaramente... Ascolta, adesso però ho bisogno della tua consulenza. Dimmi per tutto, quanto riguarda la strada da percorrere. Yes. Cioè, non vorrei fare un qualcosa che sia poco conforme al mondo Vespa. Danny, me lo devi dire tu come la vuoi. Partiamo di una base così che è praticamente da restaurare. Mm-hmm. Andiamo su una Vespa classica, smadonnata, come la vorrai tu sicuramente, okay. In cui non è un colore fish originale, ma è un colore scelto dal proprietario, okay. Che si chiamava all'epoca degli anni 80 canna di fucile. Hanno messo mano anche al motore qua? Certo, è dietro di te, qua abbiamo un Polini 135, l'evoluzione di due anni fa, però a te penso che tu vorrai qualcosa di, senza offesa, sei un po' robustino, dobbiamo darti qualcosa infatti di 150. Era un po' il punto che volevo toccare, nel senso io sono pesantino, poi magari sai mi ci porto anche la moglie Polini dietro. Polini
vende i cavalli. E io ho una stalla bella capiente. Prendiamoci tutti i cavalli che ci dà. Quindi questo è un look, diciamo, ibrido. Qui invece abbiamo proprio invece originale. Abbiamo la tua principessa che si fa così, togliere il cavalletto, guarda. Infatti prima l'hai sbattuto, come mai, Mario? Perché non ero attento. Ti sei distratto. Non sono stato attento, scusami. Va bene. Si fa così. Perché dopo c'è, sai cos'è il fatto? Che c'è lo stucco. E dopo va... arriva nel soffitto. Non va bene, poi Mario. Bisogna giocarci al tennis con lo stucco. Noi non li facciamo. Devi dirmi tu, Dennis, che strada dobbiamo percorrere con te. Classico, classico, colori originalissimi. Siamo blu, rossa, bianca, grigia. Questa è proprio la colorazione del catalogo delle T3, me la ricordo. Sì. Questa è tanta roba. Queste invece però non le hanno personalizzate. Queste hanno proprio questa fatto... Questa è classicissima. Se vuoi te la tiro giù, te la faccio vedere un attimino meglio. Praticamente qua parliamo di una serietà 99. Mentre queste sono l'esagerazione, cioè proprio... Questi sono il nostro lavoro che sviluppiamo con il team Polini. Praticamente sai che facciamo le corse di endurance. Questo è una vespetta pick up, come dicevo, quelle classiche. Qua abbiamo già una forcella zip Polini. Ok, allora, se devo essere sincero, ti dico un po' quella che era la mia idea. La mia idea era di mantenere un look estetico il classico, più vicino possibile vintage. All'originale, esatto, e magari aiutarla un attimino, visto la mia mole, con degli accessori. Via. Praticamente, se noi un po' più performanti, stiamo sul classico vintage, possiamo passare su questa primavera qua, che già abbiamo, faccio vedere, un ammortizzatore che non rispecchia più l'originalità, però non è come quell'altro Opolini. Baci, devi scegliere tu. Allora, io sinceramente presterei un po' più di attenzione agli accessori, nel senso, visto che comunque il motore Polini non è che stia proprio scherzando, è impegnativo. Voglio che ci sia anche a contorno una certa sicurezza. Sicurezza, cioè, sì. Quindi se magari non andiamo a snaturare, un po' no, come quella che mi hai fatto vedere all'inizio. Se passiamo su queste qua, questa sembra originale, ma è un ammortizzatore a gas, sia davanti che di dietro, delle gomme che noi, come ti ripeto, usiamo sul trofeo Polini, zip da competizione. Mario, sono più sicuro così, nel senso, facciamo adesso, guidami a fare il vero look classico, però dopo prestiamo attenzione un po' anche agli ammortizzatori. Come tu desideri, non c'è fantastico. Problema. Fantastico. Teniamo una classicità, non roviniamo il marchio più bello italiano. Del mondo, stavi dicendo giusto. Sai, non sono molto... Sì. Preferisco smontare, elaborare. Allora dai, facciamo una cosa, cominciamo a vedere quello che si tutto può fare. Quello che vuoi. Andiamo. Dennis, vedi che ti faccio vedere la procedura, come andiamo a operare sulla tua vespetta. Praticamente io ho delle documentazioni, che ho restaurato le vespe a dei clienti, come arriva in officina, che praticamente è come la tua. Sì. La iniziamo a smontare, poi andiamo a sabbiare tutti i pezzi. Questo è il telaio? Questo è il telaio, sì. Poi ti farò vedere dal vivo come facciamo con la tua. E poi si inizia a lucidare tutti i pezzi, che possiamo poi vedere come dal vivo. Ma questi sono pezzi originali? Questi sono pezzi originali su quella Vespa vintage degli anni 60. Pensavo che fossero pezzi nuovi. No, caro, 1959. Questo, quando andremo a chiudere il motore, che il tuo motore si farà in ditta, in azienda, in Polini. Andiamo direttamente là a farlo? Andiamo direttamente là, sì. Come la storia che abbiamo fatto dello zippetto. Mi piace. Facciamo il motore. Ok. Racing. Per come tutti Dio comanda. Gli appassionati. Okay. Racing in un certo fascio si può fare di tutto e di più, ovviamente con l'ottica appunto dell'uso quotidiano. Per me, quotidiano, certo, per tutti quanti. Il 125 T3 primavera di quest'anno, come la mia, che colori avrebbe a listino? Originale Piaggio, sì. Siamo sul classico blu, la fa grigia e la fa bianca. Ok. È rossa, però devi dirmi tu che tipo. Io, di impostazione, sinceramente, di colori volevo usare un po' di più. Guarda, c'è questo azzurro meraviglioso, come abbiamo parlato poc'anzi, oppure scegliere uno di questi colori. Questo è l'azzurro cielo, esatto, che mi avevi mostrato quando ci siamo sentiti. Esatto. Ok. Se devo essere sincero, i due colori che più mi intrigano sono questi due qua. Benissimo, Dennis, come tu desideri, perfetto. Guarda caso, se vuoi ti faccio vedere una Vespa che stiamo preparando.
sì. Dello stesso colore, simile, dello stesso colore pastello. Vieni. Ok, vieni, ti seguo. Vieni, vieni tesoro. Guarda, sembra fatta apposta, ma il colore che hai scelto credo che sia questo. Ma io in realtà ho detto sono indeciso tra questi due. Quindi il signore ha fatto questo. Allora, sono tutti e due fantastici, però non lo so, il cuore mi batte qua. Tutto quello che vuoi, Dan. Va benissimo. Ok, grazie, mi piace. Perché mia moglie non fa così? Tutto quello che vuoi, Danny, facciamo, va bene. Ricordiamoci che praticamente quando noi andiamo a restaurare un veicolo con le paginette che abbiamo visto, chiaramente ci sono delle vespe che si chiamano mantenute. Ok. Per come sono anche graffi, ruggine e così, è chiaro che noi invece andiamo a fare un lavoro proprio di restauro totale, okay, nel colore che vorrai tu. Sì, diciamo che con quella che ho comprato non mi va di tenerla come conservata. Sinceramente voglio le vespe ho qua da noi, è come se sei in sartoria, voglio così, voglio, okay, le pence, noi facciamo quello che dice il cliente. Affrontare un restauro, visto che comunque è per me ed è una cosa a cui tengo particolarmente. Non c'è problema, caro Danny, facciamo tutto quello che tu vuoi. Danny, scusami, ma hai finito di gironzolare? Andiamo a smontare che sto fribillando. Ah, sì, andiamo. Cioè, mi sono un attimo, mi sono distratto, mi stavo innamorando della Vespa. Andiamo, cosa devo fare? Cioè, cominciamo. Dobbiamo iniziare la tua Vespa, no? Quando ha ragione, ha ragione. Danny, questa qua la smontiamo tutta quanta, vedi? Ti faccio capire, quando si acquista una Vespa, la cosa priorità 1000 sono i numeri del telaio originale. Si levigano per venire sopra. Gli hai già fatto tu il check qua, che vedo, certo, che è grattato. È importantissima, sono per far vedere la roba, l'originalità, vedi? Prende il libretto, se ne guardano tutti i numeri di GM, la siringa del telaio e tutto. Questa è una chicchetta che purtroppo alcuni restauratori non guardano e non esistono, perché sai, questa ha 30 anni, ma quelli che ne hanno 50, la lamiera con l'acqua si deteriora e spariscono tutti i numeri del telaio. Quelli invece sono perfetti, chiamati Zenith. Danny! Posso fare qualcosa? Partiamo, sì! Toh, smonta! Smonta qualcosa! Sì! Perfetto, ho già visto che posso essere d'aiuto qua. La ruota, Danny! Magari così. Smonta la ruota, sì! La ruota? Sì. La ruota te la smonto, Smontala, sei qua a posto! È duro! Ecco, tieni lì, vediamo. Ok, io ho già capito che qua, quando il gioco si fa duro... Il colore è una tua scelta. No? Sono combattuto, non sono posso combattuto. Aiutarti. Sono combattuto. Ecco, Dennis, dammi una mano a tenere la Vespa. Ah, tengo solo la Vespa io. Sfilo il motore, guarda, io cavi, sei pronto? Ecco qua. E il motore è andato? È andato. È bello unto, eh? Eh sì, dopo vedrai che sarà molto lucido. Perfetto, direi che la Vespa è stata completamente spogliata da tutto. Penso proprio di sì. E adesso abbiamo qui tra le mani il telaio, diciamo com'è nella sua attuale situazione. Esatto. In questo preciso periodo storico. Bello sporco, ruggine, chiaramente come dicevamo prima e mi hai fatto ben notare tu, come è restaurato alla veloce. Sì, infatti vediamo che è ancora presente la vecchia colorazione, giusto? Esatto, la giriamo. Che colore era? Eccola qua, è praticamente l'ET3 blu che abbiamo visto nel libro. Esatto, facciamo notare anche la parte principale della Vespa, che è il cuore, che è sotto il parafango, loro hanno restaurato, però possiamo ben notare quanto materiale, il stucco che ti dicevo che salta via, ti ricordi? È una roba, è una porcheria, la prossima volta che la vedete, la rivedete tutta così.
cruda. Cioè, questo era tutto stucco. È tutto stucco quello. Quando la rincontrerai, la tua principessa, la incontrerai a zero, proprio come mamma l'ha fatto. Questa è normale usura, diciamo, della Vespa? Certo, perché è datata? Certo, perché fa la ruggine, con le vedi anche questa qua, la sta leggera, sono tutte le ondulazioni che fanno. Questa qua è madre terra, portata lamiera. Fantastico. Danny? Ehi! Ma non è rimasto più niente della tua Vespa? Io ci metto un attimo, te l'ho detto, a me mi dai per le mani il Vespino e te lo smonto in un secondo. Gonzales? Assolutamente sì. Come avete visto, ragazzi, abbiamo ultimato la prima puntata, ovvero lo smontaggio della Vespa, proprio spogliarla del tutto, e quello che andremo a fare nelle puntate seguenti sono, in primis immagino... sabbiatura totale, da togliere tutte quelle cose bruttissime, diventa nuda come è nata, e poi andiamo in azienda, in Polini Motori, per la parte meccanica, motore, esatto. Okay. Quindi in realtà io ho ancora tempo per scegliere il colore. Esatto, sì, ti aspettiamo, con tutto il tempo che ci metti. Se potete anche darci una mano, quindi fatemi sapere se il colore che ho scelto vi è piaciuto, esatto, o quale colore avreste scelto voi, o perché no, qualora avessero una Vespa in garage, di che colore ce l'avete. Esatto. Fatecelo sapere perché ci interessa. Vi aspettiamo. Grazie mille ragazzi per essere stati qua con noi, ci vediamo nella prossima puntata dove tratteremo la meccanica.